avete ucciso? E allora, fatti vedere. Raccontami dell'arca. Lasciami andare. Io posso farti diventare ricco. So già di cosa si tratta. Voglio sapere da dove arriva. Non ti servirà a niente. Cosa hai intenzione di farci? Con cosa? Con l'arca. Dove vorresti farla esplodere? Uccidimi o lasciami andare. Quello che stai facendo è inutile ormai. Raccontami dell'arca. È inutile. Non ti dirò nient'altro. Che nessuno si muova. Mani in alto. Che nessuno si muova. Che nessuno si muova. Kumba e Nicolaz. E chi è il suo amico? Un americano? Chiedetelo a lui. Lei ci consegnerà l'arca. Non sono mica Noè. Lei ci consegnerà l'arca. Onestamente, non so di cosa stiate parlando. Kristavi sa che si tratta di una valigetta nucleare. E sa che è in suo possesso. Che uomo perspicace. Sa anche che si trova già in America? Cosa? L'arca non è qui. Vada avanti. L'unica cosa in questa cassaforte è la chiave di attivazione. La bomba è in America. Se Kristavi garantisce la mia libertà, gli dirò dove trovarla. Ci consegni la chiave di attivazione. Ce l'ha questa spia, questo americano. Dovete prendergliela. Io posso rivelarvi la posizione, ma solo in cambio della mia libertà e sicurezza. D'accordo. Voi due, scortate il signor Nicolaz fuori dalla biblioteca. E tu chi sei? Non parlare, Fisher. Tra 5 secondi provochiamo un blackout. Sarà la tua occasione. Consegnaci la chiave per l'arca. La prenderemo con le buone o con le cattive. Hai 5 secondi per decidere. 4 secondi. 3, 2... Fatti vedere! Un cadavere qui. Thank you.
8-story apartment building and surrounding 4 blocks in Hope Gate, Maryland, were evacuated today by the National Guard. Authorities cited a gas leak as the reason for the evacuation, stressing that today's events had no relation whatsoever to Combain Nicolet's or the Georgian information crisis. Hope Gate, less than half an hour from downtown Washington, D.C., will... Since the recovery and confirmed identity of President Combain Nicolet's corpse 5 days ago, palace guards fatally shot President Nicolet's in the midst of what appears to have been an attempted ousting of acting President Varlam Krastavi. In a press conference this morning, U.S. President Bowers lauded the American people for their courage. We were injured. We stumbled. But we did not fall. The world knows no hardship or terror that American tenacity cannot overcome. The world knows no problem that American ingenuity cannot solve. And so I extend my deepest admiration to every U.S. citizen of the world, to every civilian and every soldier standing firm against the terror and tyrannies of wicked men. History will not forget your resolve. History will not forget your resolve. Dad, what's going on? You haven't laughed since the Reagan administration. It's nothing. Forget about it. We have kept the bright flame of American freedom burning throughout the world. May God clear our vision and strengthen our minds for the work to come. And may God bless America. You're not leaving again, are you, Dad? Hello, Lambert. No freaks. Calling all.